solitudine, le malattie e le paure dei giovani toscani nello studio dell'Ordine degli Psicologi. Il premio del Consiglio regionale ad Alice Volpi, oro ai mondiali di Fioretto. All'Istituto Russell Newton di Scandicci il murales finanziato dal Consiglio regionale. Al via, da venerdì 3 novembre, il Foiano Book Festival. Il futuro, l'abbandono, la solitudine, le malattie e la morte. Sono queste le principali paure dei giovani toscani che tra il 2022 e il 2023 si sono rivolti a uno psicologo. Lo rileva lo studio La salute psicologica nel post pandemia. Risultati dell'indagine OPT negli studi professionali. L'indagine condotta appunto dall'Ordine degli Psicologi della Toscana tra i suoi iscritti in collaborazione con il laboratorio di psicometria. I risultati di questa indagine sono stati presentati al Consiglio regionale della Toscana, primo in Italia a istituire una legge per lo psicologo di base. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base, una legge che dobbiamo finanziare ancora di più e meglio. Questa è una legge di civiltà, tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta, perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Ce lo dice purtroppo questi risultati, ci dicono che la pandemia, la guerra, ma anche l'utilizzo dei social network purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi. Siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro, che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente in maniera più critica, dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile. Quindi grazie agli ordini degli psicologi, perché svolgono un lavoro fondamentale in questa direzione. Dati quelli che emergono dallo studio che la politica è chiamata a interpretare per poi procedere a dare risposte concrete. Da parte nostra, come Consiglio regionale, quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute è che quando si stanno costruendo le case di comunità, quindi il servizio territoriale, dobbiamo considerare la competenza psicologica come una competenza essenziale, così come quella dell'assistente sociale e del medico di base. E abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base, perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento. In tutta Italia si costruiscono case di comunità, noi le vogliamo già con quella competenza psicologica. E penso che sia questo l'indirizzo più forte che abbiamo dato alla Giunta. È ovvio che è un dato con cui le istituzioni devono averci a che fare il prima possibile per affrontarlo con strumenti adeguati. Come Consiglio regionale abbiamo portato avanti una proposta di legge che è diventata legge con una maggioranza, senza voti contrari, una maggioranza molto molto ampia, per andare a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e sociosanitario pubblico attraverso la figura dello psicologo di base. Secondo lo studio, tra i bambini più piccoli la paura più diffusa è invece quella della guerra. Questi giovani, questi nostri giovani, hanno molta paura a affrontare questo mondo. Del resto è un mondo fatto, purtroppo, dopo gli strascichi del Covid, anche di guerra, anche di cambiamenti climatici, anche di difficoltà a trovare alloggi quando si esce fuori di casa. Insomma, è una precarietà che sta diventando cronica e la paura è molto frequente e costante, rilevata dai nostri studi. La paura della guerra invece è stata rintracciata di più nei bambini. L'indagine dice che il 73% dei nostri psicologi vedono un aumento della richiesta di prestazione psicologica, soprattutto appunto dai giovani adulti, dagli adolescenti e dai bambini. Un disagio diffuso e trasversale alle varie fasce d'età. Il disagio psicologico che si è evidenziato è un disagio che va analizzato in contesti diversi, perché emerge un disagio nell'ambito scolastico ma anche nel contesto lavorativo, e come quindi sia importante anche focalizzarsi su interventi che siano mirati quindi per gli specifici contesti ma anche soprattutto per fasce d'età, perché si evidenzia appunto un disagio, paure, sintomatologie che sono diverse per le fasce d'età, e quindi questo chiaramente per poi pensare a interventi bisogna metterli a punto proprio mirati per contesti specifici e per specifiche fasce d'età.
problematiche affrontabili attraverso la costruzione di una rete di professionisti. Abbiamo visto che a livello regionale queste problematiche e questi dati sono omogenei appunto per i diversi territori. Quindi visto che ci sono coinvolti sia contesti scolastici che contesti familiari, riteniamo che sia importante proprio investire e sensibilizzare sia gli insegnanti e quindi incontrarli per poter raccontare anche loro quelli che sono gli aspetti che coinvolgono la salute psicologica dei ragazzi, ma anche i pediatri e i medici di medicina generale, in maniera tale da coinvolgere più professionisti che possano appunto portare avanti e intervenire qualora si vengano a rilevare delle situazioni di disagio. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per i prestigiosi risultati sportivi raggiunti nelle competizioni internazionali di scherma. Sono queste le motivazioni del riconoscimento assegnato nei giorni scorsi ad Alice Volpi, giovane campionessa senese, oro nel fioretto individuale e a squadre ai Mondiali di Milano 2023. Alice è ovviamente una ragazza che è nata nel nostro territorio, è cresciuta, è legata al territorio, ha mantenuto dei rapporti e poi ha avuto dei successi e dei meriti sportivi straordinari. Rappresenta non soltanto Monteroni, ovviamente Siena, la Toscana, nel mondo, l'Italia, e questo oggi è la soddisfazione di una regione che le vuole riconoscere il merito, di una ragazza che poi è semplice, che è cresciuta in una piccola comunità come Ponte d'Arbia ed è rimasta molto legata. Quindi oggi questo riconoscimento e questa festa è un abbraccio da parte mia, la possibilità di riconoscerle tutti i meriti da parte della Regione Toscana, quindi teniamo stretta il legame con Alice e con la sua terra e con la nostra terra. La schermitrice ha ricevuto il premio nella sua terra d'origine. Torno veramente spesso, è un posto dove riesco a staccare, a rivedere i miei amici, a fare passeggiate in campagna, quindi è sempre nel mio cuore Ponte d'Arbia. Quest'anno festeggiamo questo mondiale e è una bellissima serata. Qua sono nata e cresciuta, è tutta una grande famiglia, ci sono gli amici con cui sono cresciuta, i vicini di casa, ci conosciamo tutti, veramente stasera siamo in tanti ma conosco ogni persona che è qua. E sono già alla quinta settimana di allenamento e lunedì inizieremo un ritiro a Chianciano Terme, quindi qua vicino, e in vista della gara di dicembre. La street art invade la scuola e lo fa grazie al bando Rigenerazione del Consiglio regionale della Toscana, che punta a sostenere iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. È successo a Scandicci, all'Istituto Russell Newton, dove il collettivo Guerrilla Spam, insieme agli studenti, ha realizzato Agorà, un'opera dedicata alla trasmissione del sapere, della conoscenza, delle esperienze e della condivisione degli spazi. Ma sono davvero felice oggi di essere qui in una scuola insieme alle ragazze e ragazzi, alle studentesse, agli studenti per inaugurare l'Agorà, questa splendida opera dei Guerrilla Spam. Da qualche tempo ormai giro la Toscana per inaugurare iniziative come queste, finanziate da noi, dal Consiglio regionale, con gli avanzi, con la riduzione dei costi della politica, e sono orgoglioso di aver fatto questa scelta, di aver contribuito a questa scelta qualche tempo fa, perché l'arte di strada è importante come luogo di contaminazione, di socialità, come modo per porre tante domande alle ragazze e ai ragazzi, come costruzione di luoghi di bellezza, e noi abbiamo il compito di far cambiare il paradigma di tanti che pensano che l'arte di strada sia un modo di imbrattare i muri. Ce ne sono ancora tanti che purtroppo pensano sì, ma vedere il sorriso delle ragazze e dei ragazzi, il loro aver contribuito con le loro idee a questa splendida opera mi rende orgoglioso e mi dice che la strada è quella giusta. La genesi dell'opera e la collaborazione con gli studenti nel racconto di uno degli artisti. Siamo partiti da alcuni miti antichi, c'è un serpente arcobaleno, un mito aborigeno, quindi trasmissione della cultura, si passa poi al DNA, quindi trasmissione di caratteri biologici e genetici, diciamo così, e si finisce con una citazione a un'opera di Brancusi, che è uno scultore del Novecento, con la colonna infinita. E di base è un dipinto pensato per questo spazio che è l'agorà della scuola, quindi uno spazio in cui i ragazzi passano molto tempo delle giornate, le ricreazioni, uno spazio vissuto, e è un dipinto che nasce così come dipinto pubblico in uno spazio pubblico.
Il dipinto nasce anche da una collaborazione con i ragazzi della scuola, alcune classi per alcune mattine hanno lavorato con noi, quindi gli abbiamo un po' insegnato a utilizzare pennelli, rulli, a dare i fondi, a capire come si realizza un dipinto murale e ci hanno aiutato un po' in tutte le fasi del lavoro. È stato molto bello lavorare qua e anche diciamo un'occasione particolare perché la dirigente e tutta la scuola ci hanno lasciato totale libertà nella realizzazione del bozzetto e del disegno. Diciamo era un'opera che è nata a scatola chiusa da idee nostre, dall'aiuto dei ragazzi e abbiamo avuto totale libertà in questo, che è una cosa abbastanza rara. Un collettivo, quello dei Guerrilla Spam, conosciuto ormai anche a livello internazionale. I Guerrilla Spam, che sono un collettivo artistico molto importante toscano ma anche di rilevanza nazionale, è il collettivo selezionato per realizzare questo progetto condiviso insieme con gli studenti dell'Istituto Russell Newton. Si tratta di un fregio che abbraccia tutta l'agorà dell'Istituto Tecnico e si compone di un serpente che ha una derivazione di tipo aborigeno, quindi indica la trasmissione culturale delle tradizioni nell'umanità, che si trasforma, diventa un DNA, quindi simboleggia la trasmissione di dati biologici, di informazioni, fino a diventare la cosiddetta colonna senza fine, che è una citazione dalla scultura di Brancusi molto famosa e che indica una spinta trascendentale verso l'infinito. L'opera è stata realizzata con il contributo del Comune di Scandicci e della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Publiacqua. Tutto pronto per la quinta edizione del Foiano Book Festival, la rassegna che si terrà fino al 19 novembre nel borgo in provincia di Arezzo, con un ricco calendario di incontri con gli autori, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. È un momento bello e importante. Noi abbiamo deciso di dare voce a quelle realtà più piccole che hanno una grande capacità di saper raccontare quanto è bella la Toscana. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di turismo e tutto questo si tiene insieme nella quinta edizione del Foiano Book Festival. È un modo per parlare di cultura attraverso i libri. Investire in cultura vuol dire investire in libertà, vuol dire dare alle persone più coscienza critica, ma insieme a questo c'è la possibilità di conoscere uno tra i borghi più belli della nostra regione, perché abbiamo la necessità di dare spazio e voce a quelle realtà che hanno tante potenzialità di crescita e che possono raccontarsi attraverso la propria arte, la propria bellezza, attraverso la cultura. Una manifestazione che è cresciuta nel tempo fino a varcare con la sua fama i confini della nostra regione. Un festival che è cresciuto in questi anni da una piccola realtà, si è trasformato in uno dei festival più importanti sicuramente a livello regionale, ma forse abbiamo anche superato i confini regionali. Questo grazie ai tanti ospiti che tutti gli anni riusciamo a portare, grazie alla qualità dei nostri coordinatori, grazie alla qualità dei libri che vengono proposti. Quest'anno abbiamo 4 premi Strega, abbiamo un premio Campiello, abbiamo artisti di fama internazionale come Neri Marco Re, Paolo Rossi, l'attore Edoardo Leo, Stefano Massini, quindi tanta carne al fuoco per un mese che per Foiano è diventato veramente importante. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.